E muori, stronzo. Uomo ferito! Mi hanno preso un'imboscata qui sopra il tetto. No! Fuoco di copertura! Contatto! Lo vedo! Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Rieccoci, bentornati a tutti sul canale di Nikon Game. Siamo arrivati nell'edificio dell'Armacam. Solo che ci hanno teso un'imboscata, bastardi. E non abbiamo neanche kit medico. Squadra, al riparo! C'è veramente. C'è veramente. Fottutissimi stronzi. Dove? Ti nascondi. Morto? Granata! Ehi, ancora? Vado qui, vado qui. Radunatevi! Ricevuto! Ma dove cazzo mi arriva? Controllo! Ciuccia! Ricognizione! Sì, signore! Ha! Stronzo! E tanti saluti. Dicevo, abbiamo dato la caccia a Vettel, solo che ci è sfuggito. Poi abbiamo fatto anche la conoscenza con la nostra carinissima Alma, che cerca di spaventarci. E adesso in elicottero abbiamo raggiunto, diciamo, questo palazzo, la sede dell'Armacam. Solo che non sono molto accoglienti, Ancora nessun segno da Jankowski. Sembra che sia svanito. La cosa strana è che i corpi dei ragazzi del Team Delta che erano con lui ci sono tutti. Abbiamo perso contatto con il tetto. Confermate se si è aperto un varco. Non lo sappiamo, controlliamo. Ho un'occhiata. Bersaglio acquisito. Stanno diventando un po' cattivi questi. Risposta affermativa. Stanno diventando un po' cattivelli. Bersaglio avvistato! No, chi? Al riparo!
controllo. Ho la visuale. Bastardo. Bastardi. Squadra, radunatevi. Ricevuto. Furosa! Squadra, copritevi. Contatto. Due uomini a terra. Ok. Tenete la posizione. Lo vedete? Negativo, state giù. Minaccia avvista. Ok. Riflessi potenziati. Aspettate qui. Oh merda. Merda. Ma cosa diavolo? Ricevo il segnale di Jankowski in quell'area. Non sai neppure chi sei. Granata! Cristo santissimo. Bello che non siamo ancora entrati nell'edificio, eh. Ci buttiamo? Vai. La rete ATC è scollegata. Trova il server e resettalo, in modo che io possa entrare nel sistema. Dovremmo riuscire ad avere un'idea di quello che sta succedendo. Individua la via... e cosa? Ok... Non vedo niente.
chi è? Non mi intralciare. Sto caricando i dati adesso. C'è un accenno a qualcosa chiamato Icarus. Qui dice che era un programma di bioingegneria iniziato nel 73. Aveva a che fare con problemi di salute legati alla microgravità, perdita di massa muscolare, densità ossea, eccetera. Ah, eccolo. Guardate come scappa, come zampetta. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Dove siete tutti? Non riesco a parlare con nessuno lì da voi. Ho bisogno di parlare con Brett a proposito della bozza che ci ha mandato, ma non mi richiama. È davvero importante che si metta in contatto con me. Dove siete? Uscite fuori. Fatevi vedere. Stronzo. Mi colpisce alle spalle. Oh 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 oh. Dove vai? Dove vai? Maledetto. Da che parte devo andare? Hai tre nuovi messaggi. Il primo messaggio è di... dell'incidente, posti di blocco di polizia sono stati allestiti in tutta la zona. A eccezione del personale autorizzato, nessuno viene ammesso nell'area. Non siamo in grado di confermare la natura dell'emergenza, ma almeno un agente ha ammesso che potrebbe trattarsi di terrorismo. Sentiamo Diego Rodriguez in diretta dal luogo dell'incidente. Grazie, Phil. Poco prima delle 17 di oggi è stata segnalata una sparatoria alla Armacam Technology Corporation. Elicotteri dell'esercito avvicinarsi all'edificio. La polizia raccomanda alla cittadinanza di rimanere a casa e dichiara che ci sono solo minime probabilità che l'emergenza... Diego Rodriguez in diretta dalla zona isolata dalla polizia. La crisi odierna... Sta caricando! Il programma fu chiuso in favore di qualcosa chiamato Perseus, che da quello che vedo era finanziato dal Dipartimento della Difesa. Azzarderei che Fettel e i suoi soldati sono spuntati da qui. Non sparate!
Mi chiamo Norton Mapes. Chi è? Sono un ingegnere. È vero, c'è un civile. Qui. Dagli un comunicatore. Tieni. Pronto? Chi siete? Siamo i buoni. Stai bene? Oh, certo. Mi diverto un mondo. Ha detto che è un ingegnere? Può aiutarmi a entrare nella rete? Per chi mi ha preso? Per un tecnico informatico? Senta, disabiliti il sistema di sicurezza locale. E io vedo cosa posso fare con il server. Una volta dentro potrò disabilitarlo in remoto. No, non potrà. È su una rete separata. Questo tizio, se non ricordo male, va matto per le patatine. Mangio un sacco di patatine, vero? Salve, come sta? Tutto a posto? Perché vuole che abbattiamo il sistema di sicurezza comunque? Non ci pensi. Se vuole il mio aiuto, questo è il prezzo. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Yane Ives. Norton, sono Yane Ives. Ecco, Alice Wade è passata dal mio ufficio. Qui, Bravo 12, siamo in posizione. Ricevuto, Bravo 12. Comunica intervalli di 10 minuti. Eseguirò, Bravo 12. Chiudo. Ricevuto! Copritevi! Due uomini a terra! Bastardo! Come entro qui, che c'è un bel arsenale. No. Dammi il fucile. Non compenetrarti. Mi ha tolto il fucile. Che palle. Dove cazzo... È sparito il fucile. Porca miseria. Mr. Mapes, mi riceve? Mr. Mapes! Ma dov'è quell'idiota? Merda, dovremmo usare le cattive maniere. Ok, trova quel server e riavvialo. Sto perdendo, dove devo andare? Eccoli. Salve.
Senti, non ci vicino l'app del server in admin. Ricevuto. Al riparo! Sono Jean, siamo sul tetto, stiamo entrando. Ricevuto, vai al punto d'incontro. Ok, vedo che la rete è stata riavviata, ottimo lavoro. Ci vorrà un minuto perché il sistema torni online. Oh! Quel Mapes aveva ragione. La sicurezza è su una rete differente. Vedo le telecamere, ma non ho accesso diretto al sistema. Eccola. Ogni tanto appare. Stai andando verso l'ultima posizione nota del Team Delta. Assicura la zona e aspetta Jean. L'hai vista, non è vero? Lei è l'originale. Ricevo il segnale della trasmittente di Fettel davanti a te. Stai attento. Sono fatto di lei e sono nato da lei. Siamo divisi, ma siamo una sola cosa. Cazzo. Lei è prigioniera. Galleggia nel buio, come un bimbo nel ventre della madre. Presto la troverò e la libererò. Cazzo, l'ho perso di nuovo, merda! Che è successo qui? Mio Dio. Cosa ne pensi, Jean? C'era molta rabbia in questa stanza. Fantastico. Niente di utile da aggiungere? Hai notato che non ci sono fuori di pallottole? Nessun bossolo. Questi non hanno sparato un colpo. E allora cosa li ha uccisi? Non lo so. Vedi di scoprirlo. Bene, continua a muoverti. Fettel deve essere vicino. Non so neppure da vado, cominciare. Vado. Stai attento.
Intervallo 5, estrazione. Allora ragazzi, visto che abbiamo completato anche questo intervallo, siamo arrivati all'intervallo 5, anche se siamo ancora all'interno della struttura dell'edificio dell'Armacam, io direi che ci possiamo fermare qui. Cercherò di fare un intervallo a episodio, poi vediamo, dipende anche da quanto sono lunghi eccetera, però per il momento possiamo anche fermarci. Voi come sempre ragazzi fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.